Ben ritrovati amici in questa nuova puntata di Anime di Corsa. Sono molto felice oggi di avere come ospite Johannes Chiappinelli, un atleta molto forte della nazionale italiana, un mezzofondista e fondista. Oggi corre maratone e mezzo maratone, ma ha fatto una gran parte della sua carriera proprio nel mezzofondo. 1.500, 3.000 e 3.000 siepi, diciamo 3.000 siepi è la distanza che gli è riuscita meglio. Ma ora è un maratoneta molto forte, ha debuttato proprio quest'anno, nel 2023, con un bel 2 ore e 9, uno dei migliori tempi da debuttante per un azzurro. Ora corre per la nazionale italiana, ha partecipato proprio quest'anno ai mondiali di maratona e di mezza maratona con risultati discreti. Ora si sta preparando per quello che sarebbe il sogno, quello delle Olimpiadi, chiaramente di Parigi 2024. Si deve ancora classificare, qualificare, i minimi quest'anno sono estremamente impegnativi, però è uno di quegli atleti italiani che potrebbe riuscirci a correre proprio questo tempo di qualificazione. Se non mi conoscete ancora, io sono Simone Luciani, questo è Esco a Correre. Esco a Correre è una community del running italiana che sta crescendo molto rapidamente. Siamo su YouTube, siamo su Spotify con il podcast, appunto la rubrica di Anime di Corsa. Siamo su escoaccorrere.com, un digital magazine, e siamo anche un'Academy, Esco a Correre Academy, che abbiamo lanciato da poco, dove aiutiamo gli atleti amatori che vogliono migliorare nella corsa con tantissimi servizi. Tra l'altro ne stiamo lanciando di nuovi, è un marketplace, ovvero ci sono tanti professionisti che appunto aiutano i vari amatori a migliorare nella corsa, dalla tecnica di corsa, nutrizione, coaching, tabelle personalizzate. Ci sono anch'io che cerco di aiutare gli atleti a migliorare, eccetera, eccetera. Insomma, andate a vedere sul sito di escoaccorrere.academy per farvi un'idea. Ci tengo anche a ringraziare lo sponsor di questa rubrica che è Top for Running, un sito dove potete trovare praticamente scarpe da running di ogni genere a prezzi molto vantaggiosi, ma anche abbigliamento e altri prodotti appunto per la corsa. Se utilizzate il codice sconto Esco a Correre, potete avere uno sconto fino al 10% in questo periodo, perché stiamo facendo delle promozioni particolari, oltre agli sconti già presenti sul sito. Questo vuol dire veramente risparmiare tanto sul prossimo nuovo paio di scarpe o indumento per la corsa. Quindi mi raccomando, utilizzate il link qua sotto e il codice sconto tutto attaccato, Esco a Correre, perché così ci aiutate a finanziare questo progetto di Esco a Correre. Bene, dai, io direi non vi voglio rubare troppo tempo con questo preambolo prima di arrivare all'intervista. Vi consiglio solo di andare a vedere tutte le altre interviste, perché ormai in questi 3 anni della rubrica abbiamo veramente creato tantissimi contenuti con atleti di ogni genere. Abbiamo tra l'altro una lista importante per le prossime interviste. Anzi, se avete qualche idea, se avete un atleta o una storia particolare che volete raccontare su Anime di Corsa, fatemelo sapere magari con i commenti o anche attraverso il sondaggio. Se siete su Spotify, c'è un sondaggio dove si può scrivere qualsiasi cosa e magari lì mi potete anche segnalare delle persone interessanti da intervistare. Detto questo, vi lascio al grande Johannes e all'intervista. Ciao Johannes, che bello averti qua. Grazie innanzitutto per dedicarci un po' del tuo tempo e come sempre ti chiederei di presentarti alla community, insomma, chi sei? Ciao Simone, grazie intanto a te per questo invito, per l'opportunità di, insomma, di parlare con te, di farmi conoscere anche al mondo del running. Mi chiamo Johannes Chiappinelli e sono un atleta della nazionale italiana.
un atleta del centro sportivo dei Carabinieri. E ho iniziato a fare atletica nel lontano 2000, 2008 ormai. Prima di allora ho fatto un paio di anni di nuoto e poi mi ero un attimino dilettato anche nel basket, ma diciamo che l'altezza non aiutava e poi, tra virgolette, per fortuna mi sono rotto un braccio e da allora, insomma, ho voluto intraprendere il percorso dell'atletica leggera. Spinto anche un po' dai miei genitori e da alcuni allenatori che mi avevano visto ai campi solari organizzati qua al Campo Scuola di Siena, che vedevano il mio, diciamo, talento e quindi ho voluto appunto intraprendere il mondo dell'atletica che fino ad allora conoscevo poco o niente e niente, andavo al campo scuola ogni volta contento e felice e quando per dire l'appuntamento con l'allenatore era alle 4, io spesso e volentieri arrivavo anche un'ora prima perché comunque era un ambiente che mi piaceva, mi divertivo un sacco ad andare al campo scuola, era diventato come la mia seconda casa e con i ragazzi con cui mi allenavo c'era un rapporto bellissimo, c'è tuttora un rapporto bellissimo e quindi da lì insomma mi divertivo tutto. Questa passione che avevo è diventato anche il mio lavoro. Infatti sono diventato appunto nel 2016 carabiniere e quindi sono l'atleta diciamo più felice di questo mondo perché sto raggiungendo i miei sogni, i miei obiettivi e ho fatto diversi risultati nelle categorie giovanili. Adesso a livello assoluto pure qualche soddisfazione l'ho ottenuta. Insomma, sto lavorando per ottenere tanti altri risultati che mi diano soddisfazione e gratitudine. Che bello, è bello sentire che sei uno sportivo nato, cioè che prima avevi comunque praticato altri sport e che c'è questa cosa nel sangue, no? Dello sport e questo è bellissimo. Senti, vorrei fare un passettino indietro, rispetto un po' a quello che poi ti ha effettivamente costruito come l'atleta di oggi. I tuoi primi momenti, insomma, come sportivo, come sono stati? Cioè, la tua infanzia, sono curioso di capire questa parte qua, che cos'è che scatta nella testa, diciamo, di un ragazzino, perché comunque è iniziato molto giovane, per capire l'importanza, insomma, dello sport. Che cosa facevi prima? Grazie ai tuoi genitori o semplicemente... Io in realtà da piccolino sognavo di diventare un calciatore, sì, perché mi piaceva un sacco, vedevo in televisione comunque le partite, ero molto appassionato, sono tifoso e volevo diventare calciatore, soltanto che i miei erano un po', diciamo, contrari a questo mondo. E quindi erano più propensi a farmi intraprendere il percorso della pratica leggera. E va bene, devo ringraziarli perché è stata un'ottima scelta e infatti si vedeva fin dall'inizio che avevo talento per questo sport e subito la prima gara che feci a gennaio del 2008 appunto vinsi, era un cross. E da allora vincere mi piaceva sempre di più, ogni gara provavo sempre a vincere e ne vincevo veramente tante, ero sia nelle robe veloci, facevo i 60 metri per dire, lancio del vortex, salto in alto, mi dilettavo un po' in tutte le discipline e spesso e volentieri vincevo anche nelle cose magari dove ero meno portato. E quindi questa cosa alimentava sempre di più la mia passione nell'atletica e niente, da lì ho iniziato a sognare sempre più in grande. Vedevo anche all'epoca Bolt che vinceva i 200 metri, che faceva il record del mondo nei 100 e nei 200 e insomma sognavo in grande anch'io, volevo diventare un grande atleta e addirittura il mio sogno era di diventare un 200ista che all'epoca appunto guardando Bolt mi ispiravo a lui, poi mi sono riscoperto più avanti mezzo fondista e
È giusto che sia comunque, essendo di origine etiope, non è che producendo potessi. Infatti, volevo proprio chiederti questo, perché comunque tu sei di origine etiope, non l'abbiamo ancora detto, che ovviamente l'Etiopia ha una scuola pazzesca, probabilmente insieme al Kenya, è il paese che sforna i mezzofondisti e i fondisti più importanti al mondo, più forti. E la mia curiosità era proprio lì, cioè se ci fosse in qualche maniera qualche collegamento, perché non so, per fare qualche luogo comune, di solito l'italiano, appunto, guarda il calcio, come lo sport preferito. Immagino che in Kenya, in Etiopia, sia la corsa, no? Lo sport nazionale. C'è qualche ricollegamento oppure no? Anzi, tu ti piaceva Bolt, insomma, la velocità non è proprio di Sì. solito di... Ma diciamo all'inizio, cioè l'atletica quando l'ho iniziato non sapevo praticamente cosa fosse. Sono Ok. sapevo di grandi campioni etiopi, però fino a che non avessi iniziato a fare atletica, insomma, sapevo veramente poco o niente, seguivo niente dell'atletica. Poi una volta che ho iniziato mi sono iniziato ad appassionare sì alla velocità vedendo Bolt, e poi col tempo, insomma, quando ho scoperto che le mie doti erano più da mezzofondista, poi ho iniziato a vedere video di Kenenisa Bekele, di Haile Gebrselassie, e allora lì ho scoperto che gli etiopi hanno una grande tradizione nel mezzofondo, e da allora, insomma, mi sono appassionato veramente tanto al mezzofondo e mi sono ispirato sempre di più a questi nomi che ti ho appena citato, che sono anche, diciamo, i miei idoli, e niente, quindi da. È bellissimo secondo me tutto questo, no? Che insomma sei diventato quello che sei perché sei uno degli atleti italiani più forti in questo momento, però ci sei arrivato quasi un po' per caso, appunto. È affascinante questa cosa. Mi immaginavo che il collegamento fosse un pochettino più radicato nella tua cultura, invece no, bello, bellissimo, quasi come se ci fosse un richiamo. Addirittura all'inizio ho rischiato di diventare lanciatore del Vortex, perché avevo fatto tipo quasi il record italiano nel lancio del Vortex, e quindi c'erano alcuni allenatori qua a Siena che mi volevano far diventare giavellottista, però per fortuna c'è stato poi il mio ex allenatore che si è imposto, diciamo, mi ha introdotto nel mezzofondo, per fortuna. Cioè, Chissà, magari diventavi un campionissimo anche. giavellotto, chissà. Chi lo sa? No, comunque, dai, adesso a parte le battute, a me affascina sempre capire un po' la radice dell'atleta per vedere appunto se ci sono dei collegamenti con altri atleti, se ci sono qualcosa che scatta che è simile. Invece, no, ognuno di voi ha una storia diversa e questo secondo me è bellissimo. E senti, tu chiaramente. Ne parlavamo prima, ancora prima di registrare. Io ero a Budapest a vedere i mondiali, una delle gare sicuramente più belle e divertenti di quest'anno, anche se i tempi erano un po' così perché chiaramente c'era un clima molto caldo e non era proprio la situazione ideale per correre. E come ti ricordi quando è stato quel momento, dove appunto sei entrato in giro nazionale? Perché tu hai. Sei nella nazionale ormai da più di 10 anni, se non ho studiato male, che sono tanti anni. Quindi già 10 anni fa hai ricevuto questa prima chiamata. Che sensazione hai avuto? Che emozione ti ha provocato questo? Sì, la mia prima nazionale l'ho fatta appunto nel 2013, quindi 10 anni fa, giusti, e mi arrivò appunto questa chiamata da responsabile del mezzofondo, che mi diceva che ero stato convocato per i mondiali di cross. Io ero all'epoca ero ancora allievo ed ero stato convocato per partecipare con gli junior, quindi ero nella manifestazione il più piccolo, se non ricordo male addirittura. E questa chiamata veramente è stata bellissima. Poi quando arrivò anche il materiale della nazionale a casa è stato uno spettacolo. I miei genitori, che anche loro erano increduli, e quindi è stata un'emozione bellissima. Quindi la prima volta non si scorda mai. E
Poi da allora sono entrato, insomma, nel giro della nazionale, facevo i raduni con i mezzofondisti più forti della nazionale. Questa cosa mi invogliava a fare sempre meglio, ad allenarmi di più per ottenere sempre più bei risultati. E poi insomma, da allora ho fatto tante gare con la nazionale e voglio continuare sempre su questa strada, insomma. Certo, e tu hai avuto comunque una carriera bellissima perché è stracompleta, cioè dai 1500 con personali importanti, grandi risultati, 3000 metri e poi molto interessante anche la tua carriera sui 3000 siepi, dove comunque hai corso tempi importanti e ti ha permesso anche di fare cose a livello internazionale. Di tutte le specialità che hai visto finora e chiaramente... Non l'abbiamo forse accennato, a parte appunto l'esperienza di cui parlavo prima della maratona. Ora sei, possiamo dire, un maratoneta o comunque tra la mezza maratona e la maratona, no? E qual è la distanza che in realtà ti affascina di più tra tutte queste? Perché so che ognuno di noi abbiamo un amore nascosto. Tra i 1500 e la Sì, maratona, dove ne salti ho fuori? fatte 1500. In realtà mi è piaciuto tanto, soltanto che non sono mai riuscito ad esprimermi come potevo, come dovevo. E mentre la disciplina per la quale andavo pazzo, nella quale ho ottenuto i miei migliori risultati fino ad ora, sono stati i 3000 siepi. È stato, diciamo, un amore. Però questo amore nei 3000 siepi adesso è finito, perché comunque forse ero un po' arrivato al mio limite, vedevo che non miglioravo tanto, mi allenavo bene, però in gara poi non rendevo più di tanto, e quindi da allora, diciamo, ho intrapreso la strada della maratona, e questo è un secondo amore che sto coltivando e mi sta piacendo veramente tanto la maratona. Sono soltanto alle prime armi, ho fatto la mia seconda maratona, però ne voglio fare tante, sempre meglio, sempre a progredire, insomma. Certo, per chi non conosce appunto i tuoi numeri, 3,48 nei 1500, 8,19 nei 3000 piani e un 8,27 che vale davvero tanto nel 3000 siepi, no? Questa è un po' la tua carriera nel mezzo fondo a livello di numeri. E in realtà poi comunque anche sulla mezza e sulla maratona comunque sei appunto tra gli atleti più forti, soprattutto nel nostro panorama, ma anche a livello internazionale, con personale... fatto quest'anno maratona 2 ore e 9:46 mi Esatto. sembra, e che voglio dire, insomma, è un tempo assolutamente interessante e hai già corso la mezza in un'ora, quindi sono personali che iniziano a diventare parecchio internazionali, diciamo così. E infatti, appunto, questo ultimo mondiale ti sei piazzato bene, secondo l'italiano in lotta con Meucci, 11° posto. E hai fatto anche un campionato di mezza maratona quest'anno, mi sembra. Io ho fatto i campionati mondiali di mezza maratona a Riga A Riga, a giusto. fine settembre, e diciamo uscendo dalla maratona di Budapest non ero proprio nelle condizioni migliori, però ho fatto, diciamo, la mia discreta figura, e poi ho fatto anche i mondiali di mezza maratona militari un mese dopo, anche lì ho fatto, insomma, una discreta gara. Bello, e dicevi un po' questo nuovo amore verso la maratona. Da quant'è che corri le maratone? Quando è che ti sei affacciato a questa distanza? All'inizio del 2023 ho fatto la mia prima maratona, quindi Quindi neanche un debutto anno fa, quest'anno. quest'anno sì, a Siviglia. Ho fatto un buon debutto, diciamo, anzi un ottimo debutto, l'ho reputo, perché comunque correre sotto le 2 ore e 10 subito alla prima maratona non è da tutti, anche se ultimamente vediamo che un sacco di gente che anche alla prima maratona fa 2,6, 2,7 così, però per quanto mi riguarda un 2,09 fatto così mi fa ben sperare,
Se non ricordo male, è il secondo miglior tempo in debutto per un azzurro? No, mi sa terzo o quarto. Secondo. Ok, comunque sì, tra i migliori. Sì, tra i migliori. No, infatti è stato. Mi ricordo. C'è un bel movimento nella maratona, c'è fermento, diciamo, siamo in 4 e 5 che stiamo facendo bene e secondo me possiamo fare belle cose in futuro, insomma, nei prossimi anni. E a me ha impressionato un articolo che ho letto qualche giorno fa, che il Kenya ha già qualcosa come 140 atleti potenzialmente qualificabili alle Olimpiadi per i minimi e sono rimasto un attimo. Numeri assurdi, sì, assolutamente. Numeri folli, cioè che dici, oltre una roba impressionante. Però c'è da dire che noi, con la nostra esperienza, abbiamo veramente una nazionale forte quest'anno. Si è visto anche mondiali, insomma, ci siamo difesi bene con i vecchi e con i nuovi, possiamo dire così. E tu sei uno di queste che io, nella descrizione di questa live, ho scritto la stella della nostra nazionale, perché appunto debuttare con un tempo di quel genere lascia sicuramente ben sperare ancora una carriera davanti importante. Quali sono stati i momenti più delicati, possiamo dire così, dalla transizione dal mezzo fondo alla maratona, che comunque non tutti riescono a fare questo salto, invece tu lo stai facendo alla grande. Quali sono stati per te gli elementi chiave, magari anche se c'è qualche giovane che ci ascolta, che magari oggi è un mezzo fondista, un giorno potrebbe diventare un maratoneta? Principalmente quello che è cambiato nella preparazione dei 3000 siepi, insomma, della pista alla maratona, è il cronometraggio e il volume degli allenamenti, che è aumentato di molto. Prima facevo sui 160-150 km a settimana d'inverno, quando caricavo tanto, mentre in pista, quando c'era la stagione in pista, facevo più 130, massimo 140 km. Mentre preparando la maratona ho dovuto fare anche delle settimane in cui facevo sui 200-210 km a settimana, e poi sì, tanta palestra, tanti percorsi di sale e scendi, e principalmente è cambiato questo rispetto a prima. Non ho avuto particolari problemi, perché comunque sono abbastanza portato per le lunghe distanze, me lo dicevano tante persone che conosco, tanti allenatori esperti mi dicevano che nella maratona mi sarei sicuramente trovato bene, infatti così è stato, e insomma adesso si lavora, si continua a macinare i chilometri per correre sempre più forte. Il 2024 è sicuramente uno degli anni più importanti, possibilmente anche per la tua carriera, perché abbiamo davanti un'Olimpiade in casa, o quasi, in Europa, a Parigi, e una nazionale quest'anno interessante, quantomeno, che può presentarsi bene e fare ottimi risultati. Come ti senti, come ti stai preparando e che sensazioni hai verso questo grande traguardo? Allora, guarda, io sono veramente carico e motivato per questa Olimpiade. Ancora devo raggiungere la qualificazione, devo ottenere il tempo, però sto lavorando bene, sono sulla giusta strada e adesso andrò. Ci ricordi anche il tempo che serve per qualificarsi, il minimo A per le Olimpiadi? Se non erro dovrebbe essere 2 ore, 08 e 10 secondi, che non è assolutamente banale, considerando che nell'Olimpiade del 2016 a Rio de Janeiro il minimo era 2 ore e 16, adesso invece si è abbassato di ben 8 minuti. Follia. Follia, sì, assolutamente. E quindi sto lavorando bene, ma adesso vado a fare un periodo di altura in Sudafrica, un mese, e per poi tornare e continuare la mia preparazione, e poi fare questa maratona dove proverò a fare il tempo. E comunque, come dicevi te, siamo in tanti che ce la giochiamo per questa Olimpiade. Non sarà facile qualificarsi, ma le cose facili non ci piacciono, quindi va bene così, e
me la giocherò e proverò insomma a qualificarmi e poi una volta che se tutto andrà bene alle Olimpiadi vedremo di ben figurare, di essere insomma protagonisti. Certo, e che cosa ne pensi tu di questi minimi, appunto, che l'hai detto tu, si sono abbassati in maniera drastica tra un'Olimpiade e l'altra? E pensi sia giusto, prima di tutto, perché immagino possa tagliare fuori tanti paesi, non tutti i paesi riescono a presentare atleti di questo livello, chiaramente perché correre 2 ore e 8 con tutta la tecnologia che vuoi, oggi sicuramente c'è stato un avanzamento, eccetera, però non è semplicissimo. Hai una riflessione su questo? Sono curioso. In realtà ancora non ho capito perché così tanto l'hanno abbassato. Sicuramente sì, come dici te, è dovuto al fatto che con le nuove scarpe, con le nuove tecnologie, insomma, c'è tanta più gente che corre più forte e di conseguenza probabilmente hanno pensato di voler abbassare i minimi un po' per questo motivo, però veramente, cioè, 8 minuti di meno rispetto a 8 anni fa boh, sembra un po' veramente esagerato. Sono tanti, in realtà tutti i minimi, anche stavo vedendo i minimi per, anche qua in Inghilterra abbiamo i minimi per i nazionali, che una volta io ci rientravo abbastanza facilmente, era 2,45, adesso non ho abbassato a 2,40, e lo stesso anche per gli amatori, insomma c'è stato proprio siamo tutti più veloci, sicuramente la tecnologia, metodi di allenamento, anche i tanti Aiutando. runner, Esatto. che sono tanti. E senti, per entrare un po' più nel tecnico, perché molti che ci seguono, ho visto anche le domande, abbiamo pubblicato un paio di volte la possibilità di fare domande, adesso le leggeremo, però sicuramente una delle curiosità più importanti sono legate al tuo modo di allenarti, che chiaramente non sono tanto simulabili da parte di un amatore, però sicuramente si può prendere spunto. Ci racconti un po' la tua giornata tipo? Va bene, la mia giornata tipo alla fine è abbastanza semplice e ripetitiva, un po' come credo come tutti gli atleti professionisti. E insomma, mi sveglio verso le 8 di mattina e poi spesso e volentieri vado a correre a stomaco vuoto verso le 9 con i miei compagni di allenamento. E di ritorno dall'allenamento facciamo la colazione. Verso le 10:30/11 e poi un po' di riposo prima di pranzo. Pranzo è previsto verso le 1:00, 1:30. Poi dopo pranzo un altro un po' di riposo, oppure leggo un libro, oppure non so, mi guardo qualche serie TV su Netflix. Il secondo allenamento invece è previsto verso le 4:00, 4:30 adesso d'inverno, perché fa buio presto, mentre estate anche più tardi, verso le 6:30 così. E poi spesso e volentieri c'è la seduta di palestra verso le 6:00, 6:30, cena alle 8 e alla sera ci guardiamo qualche serie sempre con i ragazzi qua tutti insieme al Tuscany e poi si va a dormire verso le 11:00, 11:30 e poi si riparte il giorno dopo come al solito. E questa è un po' E la secondo mia. te qual è? È bello, sì, come dicevi, è la classica vita da atleta, no? Che i giovani ogni tanto possono sognare di ambire ai corpi militari proprio per questo. E senti, ho una curiosità rispetto al gruppo dove sei. Siete tutti runners o ci sono anche altre specialità? No, tutti i runners, siamo un gruppo di 20-25 ragazzi provenienti un po' da tutti i paesi, tra cui Burundi, Uganda, Tunisia, e poi ci sono diversi italiani, e ci alleniamo tutti insieme, abbiamo dei percorsi veramente fantastici qua intorno al nostro camp, e niente, è veramente una bellissima realtà qua al Tuscany Camp che è riuscito a mettere su il nostro allenatore Giuseppe Giambrone. Tuscany Camp che è nato nel 2014 appunto grazie a Giuseppe e niente, è veramente bello perché comunque siamo un bel gruppo, ci stimoliamo a vicenda e poi spesso e volentieri vengono anche tanti altri atleti italiani e non a fare dei periodi qua con noi e
e passano anche i grandi campioni keniani, etiopi, spesso e volentieri appunto vengono qua una settimana, 10 giorni, perché magari hanno delle gare da fare qua in Europa e quindi si fermano, fanno base qua a Tuscany Camp, e quindi anche questo è motivo di stimolo, perché comunque ci alleniamo con tanti altri campioni. È veramente un bellissimo ambiente, la ritengo secondo me una piccola oasi da tenere in considerazione anche la stessa federazione italiana, che ultimamente la sta tenendo in considerazione appunto e stanno organizzando raduni e vari, e quindi è Bello, veramente un bellissimo ambiente. molto interessante. Ti stavo per chiedere invece, i tuoi allenamenti chiave, per la preparazione di una maratona, quali sono secondo te quelli più importanti, quelli più specifici che ci vuoi raccontare? Insomma, possono essere utili anche a un amatore. Beh, sicuramente i lunghi sono fondamentali, sono importantissimi per poter affrontare al meglio la maratona. E poi ci sono i lavori anche specifici come, non so, 4x5.000, 5x5.000 o 3x7.000. E poi non bisogna comunque tralasciare anche gli aspetti della palestra, della forza, perché comunque senza la forza è difficile finire bene la maratona, e anche comunque ripetute veloci, anche quelle aiutano, quindi un po' di tutto bisogna fare, non soltanto lunghi o lavori specifici, ma anche la palestra è veramente fondamentale, importante per i maratoneti, secondo me. Certo, e in palestra che tipo di cose fate? Utilizzate macchine, pesi o corpo libero? No, io uso macchinari, qua abbiamo una bellissima palestra e faccio squat, stacchi e tanti altri, insomma, esercizi in Di palestra forza. seguiti. Abbiamo Certo. un preparatore atletico che ci segue anche da questo punto di vista. È bello vedere anche il cambiamento sotto questo punto di vista, perché se 15 anni fa parlavi di palestra di questo tipo a un maratoneta, si pensava che fosse il demonio più totale, invece oggi le No. metodologie di allenamento sono totalmente cambiate, per fortuna, con riscontri poi notevoli anche sulle performance degli atleti e la durabilità anche Sì, perché poi ti prevengono molto anche dagli infortuni e tutto. che... Certo. E senti, parlando del tuo futuro, Johannes del futuro, dove ti vedi tra qualche anno? Quali sono i tuoi grandi sogni che vuoi realizzare? Una bella domanda. Sempre il sogno nel cassetto è quello di appunto di poter partecipare alle Olimpiadi, e spero quello di realizzarlo il prima possibile. E poi mi piacerebbe anche cogliere una bella medaglia a livello mondiale. E niente, mi vedo insomma tra qualche anno con questa medaglia al collo e felice per il risultato, ma non appagato, e voglioso di fare sempre, sempre meglio. Che bello. E invece guardando al futuro della maratona, che cosa ne pensi di quello che è successo quest'anno? Che pensa che sia qualcosa di incredibile tra Kiptum, Kipchoge, il record del mondo che continua a ritoccarsi praticamente anno su anno. Dov'è il futuro secondo te? Kipchoge può ancora tornare e riprendersi il record, oppure vedi un Kiptum a Rotterdam ritoccare il suo, addirittura correre sotto le 2 ore? Dove sta il limite secondo te? Ormai non c'è più un limite assolutamente, perché comunque Kipchoge stesso ci ha fatto vedere questi anni che l'essere umano non ha limite, riesce. Quando qualche anno fa dicevano, anche con i vari studi che hanno fatto, che un maratoneta sarebbe sceso sotto le 2 ore, non so in quale anno, invece questa cosa è stata drasticamente abbassata, e secondo me, se non insomma il prossimo anno, entro 2 anni vedremo Kiptoo che probabilmente scenderà sotto le 2 ore, mentre Kipchoge credo che quello che poteva dare l'ha già dato, e
e insomma bisogna ringraziarlo per quello che ha fatto, per quello che ci ha fatto vedere in questi anni, ed è rimarrà comunque un'ispirazione, una fonte di ispirazione per tutti. E Certo, quindi il futuro è adesso, Keep Toom, secondo te? secondo me ormai ciò che ha dato il suo e toccherà a Keep Toom, e magari qualcun altro spunterà all'improvviso, chissà. Un'ultima domanda di questo genere, sempre legato al momento in cui stiamo vivendo. Quanto ti piacerebbe vedere una gara dove effettivamente tutti questi top campioni si affrontano nella stessa gara? Perché è un po' un dibattito che è iniziato, chiaramente, soprattutto vedendo questi record, e Kipchoge, che nel livello in cui è, che però non si affronta o non si è affrontato ancora con Kiptum, e sembra che l'anno prossimo sia un po' lo stesso, perché già Kiptum ha annunciato di fare Rotterdam, invece Kipchoge probabilmente andrà verso qualche major. È un po' un peccato, no? È come vedere No, non so, la Serie A senza vedere mai big match. Che cosa no. ne pensi di questa cosa? E secondo te deve essere qualche maniera cambiata? Ci deve essere qualche intervento dall'alto per far sì. L'Olimpiade è chiaramente un'occasione, i mondiali, però non sempre gli atleti si presentano. Per esempio, ai mondiali non c'erano i top. In questo caso, secondo me, gioca molto il fattore dei soldi, e quindi un atleta top magari preferisce appunto andare a una major, dove l'organizzatore gli dà più soldi piuttosto che andare a fare un mondiale e magari vincerlo. E anche se lo vince, magari guadagna meno rispetto a fare una major, e quindi appunto preferisce andare là. E quindi difficilmente riusciremo a vedere tutti i top gareggiare tutti insieme, e questo è un peccato perché comunque darebbe più risalto, più visibilità, ancora di più spettacolo al mondo dell'atletica, del running e della maratona stessa. Certo. Senti, ti faccio la mia ultima domanda, poi vado a leggerti quella della nostra community. È la domanda classica che faccio a tutti gli atleti, un po' filosofica, ovvero: che cos'è per te la corsa? Ah, la corsa per me è stata, sì, ed è stata una compagna di viaggio, perché comunque, come dicevo dall'inizio, ho iniziato a correre da ragazzetto e mi ha accompagnato in tutti questi anni e mi accompagnerà ancora per tanti altri anni, e mi fa star bene, mi fa stare in salute, perché comunque correre anche salute ti fa stare meglio, e quindi è veramente una mia compagna di viaggio con la quale farò ancora tanta strada. E ti vedi correre anche quando non sarai più un atleta elite, cioè Sì, professionista? probabilmente non correrò forse tutti i giorni come faccio ora, però le mie corse, insomma, ogni tanto le farò, continuerò a Ti vedi farle. runner per sempre, insomma. Bello. Runner per sempre, sì, probabilmente. Grazie Johannes, grazie per aver risposto a tutte le mie domande. Adesso ti vado a leggere quelle che mi sono segnato dalla community, che sono state tantissime. Ovviamente ho fatto una cernita e poi molte erano molto simili, quindi leggerò le più popolari, diciamo. E, il nostro amico Simone Carniglia, tra l'altro, lui ha appena finito le majors da diabetico con tempi pazzeschi, e penso che abbia fatto anche una sorta di record del mondo. E lui ci chiede: quale sarà la tua prossima maratona? La mia prossima maratona sarà a Siviglia. Sto lavorando per questa, perché comunque l'avevo già rifatta l'anno scorso, mi ero trovato molto bene, e quindi voglio andare sul sicuro, senza andare a rischiare altre maratone, altri percorsi. Avevo chiesto al mio allenatore se poteva farmi fare una maratona in Giappone, però giustamente mi ha detto: perché dobbiamo rischiare, andiamo dove ci siamo trovati bene, e quindi farò Siviglia a febbraio del 2024. Sì. Che immagino sia, da quello che so, io non l'ho mai fatta, però una gara molto veloce, clima perfetto e anche il Esatto, periodo. anche è perfetto, quindi ho optato per questa scelta. Sì. E poi un'altra domanda, stavolta dalla community di Instagram, ci chiedono: quanto è importante il potenziamento muscolare in palestra? È sopportabile con un maggior chilometraggio su strada o deve essere sempre complementare alla corsa per poter fare il salto di qualità?
Come dicevo prima, secondo me la palestra per un maratoneta è molto importante. Più chilometri uno fa, più palestra secondo me deve fare. Magari anche non fare i pesi, anche soltanto a corpo libero, però bisogna farla tanta perché comunque ti previene anche dagli infortuni e tutto. Quindi io quando la faccio anche la meccanica di corsa mi aiuta tanto e non so, io 2 o 3 volte a settimana la faccio sempre, quindi mi trovo bene così. E la consiglio, insomma, consiglio a tutti i runner di fare la palestra. Certo. E un altro utente ci chiede com'è stato entrare nel centro sportivo dei carabinieri e quali sono stati gli step e che cosa si fa lì. Che cosa si fa? L'abbiamo un po' raccontato, anche se tu sei nel Tuscany Camp. Però ecco, gli step per entrare in un centro sportivo, immagino questo sia un giovane che ambisce allo stesso risultato. Cioè, qua in Italia principalmente per diventare professionisti appunto bisogna entrare in un gruppo sportivo e per poter arrivare a entrare in un gruppo sportivo bisogna, gli step diciamo sono quelli di fare i risultati e io per quanto mi riguarda avevo fatto dei bei risultati prima di poter entrare nel gruppo sportivo dei Carabinieri, avevo vinto i campionati europei under 20, sono stato diverse volte campione italiano e questo, devi avere dei titoli insomma alle tue spalle per poter insomma entrare nel gruppo sportivo e niente, una volta che sei dentro poi hai la possibilità di lavorare più sereno e insomma ho raggiunto, diciamo, tra virgolette, uno dei miei obiettivi, però da una volta che sono entrato, ho sempre fatto, sempre lavorato bene per poter sempre. Un punto di partenza, diciamo, deve essere quello di entrare in un gruppo sportivo, non ti devi adagiare una volta dentro, ma continuare a lavorare per fare sempre meglio, insomma. Che purtroppo è quello che capita spesso, tanti atleti che entrano e poi hanno un declino Infatti. totale, Esatto. purtroppo. E guarda, ti faccio un'ultima domanda perché non vorrei trattenerti troppo. È una domanda un po' particolare, parlo ovviamente dei vari suoi problemi a livello Covid, influenza, eccetera. La domanda è come gestisci i periodi di instabilità fisica, per esempio influenza, malattia, infortuni? Perché lui dice spesso l'ansia di perdere tutto quello che ha guadagnato in allenamento. Ti è mai capitato e quali sono le tue raccomandazioni, appunto, per esempio, un'influenza che ti tiene KO per 2 settimane? Per fortuna io mi ammalo poco e di rado e da questo punto di vista sono fortunato. L'unica cosa che prendo appunto spesso è il raffreddore, ma di poco conto. Però quello che consiglio a questa persona è di stare tranquillo, di recuperare con calma, perché comunque anche da un infortunio, se esci da un infortunio, devi riprendere con calma e step by step senza esagerare da subito perché sennò magari hai una ricaduta e rischi di non riprenderti più, piuttosto meglio metterci qualche giorno in più per riprendere che rimanere poi ritornare al punto di partenza. Cioè, per Certo. Wow, bella chiacchierata, Jonas. È stato bellissimo conoscerti un po' meglio e farti conoscere soprattutto a questa community. Ti auguro di fare una bellissima gara a Siviglia e soprattutto di raggiungere i tuoi obiettivi stagionali e spero di poterti vedere a Parigi a dai, rappresentare il nostro paese, perché te lo meriti. Grazie grazie mille di Simone, cuore. grazie a te. Ciao.